Allora, abbiamo con noi Claudia Fusani, giornalista molto competente sui temi politici. Ci fa molto piacere che abbia accettato il nostro invito. Innanzitutto la salutiamo. Claudia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Molto bene, Claudia. Allora, stiamo subito sull'attualità. Maggioranza più ampia o le urne? Mi sembra che le indicazioni che il Colle ha dato a Conte siano molto chiare. Che cosa accadrà? Guarda, il Colle ieri sera è stato molto silente, non ha voluto fare neppure un comunicato, e questo dimostra che la situazione è molto delicata, molto molto delicata. Cioè sciogliere le Camere e tornare al voto è proprio l'ultima opzione, perché sappiamo che ci sono tutta una serie di scadenze da qui ai prossimi mesi che sono molto serrate, per cui servirebbe, uso il condizionale, un governo nelle piene funzioni e anzi al massimo delle proprie funzioni. Quindi andare al voto, sciogliere le Camere, fermare tutto, insediare un nuovo governo, cioè, è chiaro che è una cosa molto complicata e porterebbe via come minimo un mese e mezzo buono, e questo è qualcosa che non ci possiamo permettere. Ecco perché il voto resta una, proprio l'opzione estrema. Quello che abbiamo percepito noi ieri da qualche indiscrezione che comunque è uscita dal Colle, sicuramente il Colle ha detto a Conte bisogna fare presto, devi fare presto a trovare questa famosa quarta gamba, perché questa maggioranza che, da cui sei uscito da voto di fiducia, non è sufficiente, è qualcosa, c'è poco tempo, devi fare presto e devi fare bene. L'altro passaggio importante, ora è un po' più tecnico, però cerco di spiegarvelo in maniera semplice, l'altro passaggio importante che sarebbe emerso ieri nel colloquio tra Mattarella e Conte è che comunque, una volta trovata la quarta, famosa quarta gamba del tavolo, comunque Conte dovrebbe dimettersi. Attenzione, dimissioni sono la parola chiave di questi 30 giorni di agonia che stiamo vivendo. Perché Conte non vuole dimettersi? Perché dimissioni vuol dire aprire le consultazioni, e voi mi insegnate che nelle consultazioni poi può succedere di tutto. La verità è che il Presidente del Consiglio si fida poco del Movimento 5 Stelle, si fida poco del Partito Democratico, si fida zero di Renzi, e quindi diciamo quello è un passaggio delle dimissioni che lui vorrebbe assolutamente evitare. Su questo c'è una divergenza di opinioni, ma è una questione tecnica, perché sapete, il Presidente è molto tecnico in quello che fa, rispetta assolutamente la dottrina, e la dottrina prevede che se c'è un cambio di maggioranza, se c'è una componente politica nuova che entra al posto di un'altra, le dimissioni sono obbligatorie. Fusani, le voglio fare questa domanda, le voglio chiedere questo. Detto tutto ciò, no, della fiducia che il Premier Conte ha nei confronti dei colleghi che siedono accanto a lui o meno, oggi sappiamo che al Quirinale ci sarà un altro incontro, che è quello con i leader del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma gli italiani, no, che hanno un sacco di problemi in questo periodo, come la pensano secondo lei? Che idea si sono fatta? Hanno fiducia nel fate presto che tutti continuano a dire, oppure no? Guarda, io penso, allora, in Italia c'è molto dolore, c'è molta sofferenza, non sto qui io a dire a voi che fate sempre ottimi collegamenti, tutto il disagio che c'è nelle categorie commerciali, nelle famiglie, quindi questo purtroppo è un enorme, però il tema è proprio questo, queste categorie, quelle che sono maggiormente in sofferenza, non sono soddisfatte di questo governo, contestano quasi tutto. Ieri è stato votato a larga maggioranza, perché comunque Italia Viva ha votato un nuovo scostamento di bilancio, siamo al 20 di gennaio, di 32 miliardi, cioè noi ci stiamo indebitando per le prossime 2-3 generazioni. Va bene indebitarsi, però come disse Draghi il debito deve essere buono. Allora, le persone, venendo alla tua domanda, le persone vorrebbero vedere, c'è la pandemia, non c'è dubbio che c'è, bisogna vaccinare, le persone vorrebbero vedere un piano di vaccinazioni pazzesco, le persone vorrebbero vedere i ristori, sì, ma anche lavorare, far ripartire la macchina, vedere che il governo pensa a un progetto di ripartenza. Questo le persone credo che non lo stiano vedendo, perché oggettivamente non si vede, non si sta con tutto il rispetto, il rispetto, perché comunque al governo si stanno facendo un mazzo così. È difficile questa situazione. Però bisognerebbe non solo parlare di
chiusure, però almeno ridare un progetto di ripartenza per tutti. Perché le persone quello vogliono. Certo, per tutte e le allora, categorie. Questo non sta accadendo, questo non sta accadendo. Purtroppo no. Quindi se ci dovesse essere un governo nuovo che invece riesce a fare questo, sicuramente le persone sarebbero più contente e anche l'Europa, perché il recovery plan ancora adesso, nonostante le modifiche, se lo andate a leggere l'avrete sicuramente letto. Che cosa c'è? Boh, non lo so. Linee guida, le famose linee guida e insomma pochi dettagli. Grazie a Claudia Fusani, grazie davvero. Grazie, ci risentiamo buon presto. Lavoro e grazie. A presto. Salve. Ciao.